Noi facciamo una ricerca rispetto all'intestatario della partita IVA che compare sullo scontrino e notiamo che è diverso da quello che, dalla persona che si era attribuita la paternità della gestione del locale oggi sottoposto a sequestro. Questo è stato un elemento che ha incuriosito i militari, ci ha incuriosito molto perché una persona che ha rilasciato un'intervista in cui diceva che avrebbe acquisito la gestione di questo noto locale riminese, che poi non ha seguito nei fatti un'attività formale. Scopriamo che tutte le società che avevano in gestione non solo questo locale di Rimini, ma anche altri locali in altre regioni d'Italia, nell'Emilia Romagna, Bologna e in Abruzzo, a Pineto, erano gestiti da società che di fatto erano amministrate dalla persona che era il reale intestatario, ma di diritto venivano come amministratori e proprietari delle quote soggetti che erano stati dipendenti di altre attività sempre riconducibili al reale intestatario. Di fatto lui si era spogliato di alcuni dei suoi beni patrimoniali perché prima indagato e poi imputato in un processo per evasione fiscale ed altri reati, riportando successivamente una condanna. Il reato che noi abbiamo contestato, quello di fittizia intestazione di beni e valori, scatta nel momento in cui una persona, avendo fondato motivo di ritenere di essere soggetto a misure di prevenzione patrimoniale, intesta fittiziamente ad altri le proprie possidenze, al fine di evitarne appunto il sequestro. Il reato è il 12 quinques della normativa antimafia, che prevede la fittizia intestazione a terzi di beni di cui il reale titolare abbia timore di essere espropriato a seguito di misure di prevenzione. Non risulta che il proprietario abbia legami con la criminalità organizzata. Ecco, Questo risulta da una verità processuale. che cosa succederà adesso a questi beni? Questi beni saranno immessi nella disponibilità di un amministratore giudiziario che li gestirà in termini di continuità aziendale, che vuol dire che in breve tempo i locali saranno riaperti, dati in gestione a soggetti che saranno individuati dall'amministratore giudiziario, perché è impossibile per legge che questi siano gestiti dai soggetti attualmente indagati.